Buongiorno, è sempre il piacere che abbiamo di una giornata bellissima che abbiamo fatto ieri, spero produttiva, spero per tutti noi molto utile, e questo è il vero obiettivo in realtà, quello di cercare di creare un'occasione che dobbiamo sfruttare, quella di riuscire a mettere insieme proposte, mettere insieme le cose che pensiamo che veramente possono essere utili, le cose che possono essere utili per passarle poi a chi veramente poi deve costruire questo progetto tra Italia, Albania e altri paesi dell'altra parte del mare. Io credo che ieri è stata una giornata importante, abbiamo trovato anche un modo di parlare, un modo di discutere, un modo di affrontare, e anche oggi dovremo fare questo, anzi oggi ancora di più, perché abbiamo quattro sessioni, quindi è importante mantenere per i coordinatori, sarà un bel impegno, nel senso che dovranno veramente capire come mantenere i tempi giusti e necessari, se vogliamo che non sia troppo lungo, ma che nello stesso tempo non sia, insomma, veloce e affrettato. Oggi è una giornata importante per un altro motivo, perché dopo un bel po' di tempo rincontriamo noi di Coreia la Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, che per noi, e lo dico credo senza essere smentito da nessuno delle persone che lavorano qui a Coreia, ma credo per tanta parte degli operatori culturali, è stata ed è un punto di riferimento importantissimo, perché ha sostenuto delle politiche molto coraggiose in questi anni, ha sicuramente incrementato un budget culturale in Puglia che non esisteva, che ha portato delle risorse incredibili, ha messo in moto meccanismi di associazionismo, di iniziative culturali incredibili in questi anni, e noi personalmente ne siamo grati perché ci ha sostenuto sempre, abbiamo sempre dialogato, questa è la prima cosa, non è mai stato su un piano di, come dire, vogliamo oppure ti chiediamo, perché è sempre stato un dialogo continuo su cui credo che noi personalmente siamo cresciuti tanto. Su questo abbiamo capito con lei, io personalmente le dico sempre una cosa, della politica non mi fidavo e forse non mi fido, e continuo a dirglielo continuamente anche quando ci scriviamo di tanto in tanto, e dico ma ti ringrazio perché mi hai dato occasione di ricredermi su questo, perché se si fa la buona politica si può veramente non solo credere, ma penso che sia decisiva, insomma, sulle sorti di noi che facciamo cultura, perché purtroppo abbiamo assolutamente bisogno della politica. Dico purtroppo nel senso che spesso la politica è lontana da chi fa cultura o strumentalizza a volte quello che si fa nella cultura. Nel nostro caso, ripeto, abbiamo avuto un'occasione enorme in questi 5 anni in cui abbiamo collaborato con l'assessore, io continuo a chiamarlo Loredana Capone, scusami se continuo a dirti così, ma è perché abbiamo segnato insieme anche una strategia. Credo che tutti noi abbiamo bisogno di questo, creare strategie culturali, non si può vivere della estemporaneità, di dire ho bisogno di questo, faccio questo, poi finisce lì. Con lei abbiamo capito che si può creare una strategia, si può creare un percorso che guarda avanti, una visione, un progetto. Questo è quello che abbiamo fatto e quello che insieme ci siamo veramente dialogando e confrontandoci continuamente. Quindi Loredana, adesso ti tocca perché iniziamo con te. Grazie. Grazie, veramente mi fa arrossire Salvatore con queste parole. Non lo so, io devo dire la verità, non guardo a ciò che è stato, nel senso che fa parte ormai del nostro bagaglio, penso a tutto quello che ancora dobbiamo fare.
ed è questa la tensione proprio che mi spinge. Sinceramente vi confesso una cosa: c'è una sola cosa sulla quale le mie quattro figlie sono d'accordo rispetto a me, perché su tutto il resto, se una dice che io sono dolce, l'altra dice no, non è vero, non è troppo dolce la mamma, forse bisogna usare un altro, è sempre così, è un dibattito costante, diciamo. Però su una cosa sono tutte d'accordo, cioè sul fatto che quando mi alzo la mattina, cioè la vita mi piace. E quel senso di meraviglioso con il quale, canzone con la quale le ho svegliate per tanti anni ogni mattina, un po' presto, e quindi diciamo non l'hanno considerata molto meravigliosa la cosa, quel senso di meraviglioso proprio che ti viene dall'anima quando ti svegli, ecco, ha animato le mie politiche culturali, come quelle dello sviluppo economico, perché questo è un approccio proprio alla vita. E adesso in questo ruolo di Presidente del Consiglio io non so quanto sono coerente con il ruolo, me lo chiedo, perché la mia mente ragiona in maniera operativa e ogni giorno mi interrogo su che cosa possiamo fare per la Puglia, e forse non è coerente neanche il modo di atteggiarsi delle altre persone con me rispetto al ruolo di Presidente del Consiglio, perché onestamente mi fanno occupare di tutto, ma proprio di tutto, di tutto lo scibile, ma cosa nella quale io non sono competente, voglio dire, però cerchi di aiutare comunque a risolvere i problemi. Ma anche con riferimento al Consiglio, ogni volta mi chiedo, ma chi l'ha detto rispetto alle cose che si possono fare? Interreg. Sicuramente c'è una grande competenza della Giunta, ma noi abbiamo la teca del Mediterraneo. Come facciamo a non occuparci anche di questo? Tant'è che chi ha invitato il Presidente dell'Albania per festeggiare il trentennale e per fare, diciamo, una sorta di patto per il futuro ancora più forte? L'ho voluto invitare e il Consiglio regionale è stato, come dire, così contento di questa cosa, perché pensiamo che rispetto a degli accordi internazionali non c'è né maggioranza né opposizione, non c'è né governo né opposizione, ci siamo tutti. E sapeste quanto è stato bello accoglierlo? Lui è venuto peraltro con i quattro ministri suoi. Sapeste quanto è stato bello accoglierlo con tutti i consiglieri nella sala e con i miei vicepresidenti, che ovviamente sono uno di maggioranza e uno di opposizione. Io credo che ci possiamo occupare di tante cose insieme ancora, Salvatore. Quindi non credere che questo era un elogio a quello che è stato. È invece uno stimolo a non perdere il ritmo. A non perdere il ritmo, un ritmo della vita che la pandemia ha cercato in tutti i modi di frenare, e forse non è una cosa proprio brutta che ci abbia fatto riflettere su tante cose. È stata la peggiore cosa che potessimo, cioè non l'avremmo mai immaginata. Tante persone non ce le abbiamo più tra noi. È successo a tutti, è successo in ogni casa, e questo ci ha profondamente colpito, e specialmente quando, come dire, è accaduto proprio inaspettatamente, in poco tempo, non abbiamo potuto manco salutarli. E proprio questo però ci fa riflettere sulle fragilità, sull'importanza al contempo, no? Dei momenti che viviamo insieme. Chi di noi aveva tanto pensato all'importanza dello stringere la mano, dello stringersi la mano? Cioè, era una cosa scontata, e tu appena incontravi qualcuno tendevi la mano. Oggi non è più così, e quello stringersi la mano lo desideriamo tantissimo. Quando ci vediamo tra persone che si vogliono bene, no? Vorremmo abbracciarci. Abbiamo la difficoltà del non abbracciarci, in qualche modo pensiamo davvero alla realtà degli affetti. Non sembri estraneo quello che sto dicendo al programma che abbiamo, perché abbiamo un programma di affetti, perché per esempio le cose più belle che ho sentito dire a tutti coloro che sono venuti in quella visita istituzionale è stato questo richiamo all'affetto. Non si sono sentiti estranei, ma non è stata una cosa immediatamente spontanea. Ecco perché la politica ha sempre un compito di direzione. Non è stata una cosa immediatamente spontanea. Sia a Bari che a Brindisi
abbiamo potuto ricordare come all'inizio c'era tanta diffidenza, tanta preoccupazione da parte dei cittadini. A Brindisi c'era paura, non solo preoccupazione, e a Bari c'è stata anche una riluttanza. Poi a Bari intervenne il sindaco Enrico Dalfino, compianto, che fece un messaggio bellissimo alla popolazione con i manifesti per rassicurarli, che erano fratelli, no? Io ho la pelle d'oca mentre ve lo dico. E lo stesso è accaduto a Brindisi con Pino Marchionna, che si girò tutti i centri della città di Brindisi per dire di che parliamo? Nessuno viene qui a togliervi le case, ad entrare nelle vostre case, a derubarvi. Di che cosa avete paura? Qui siamo tutti fratelli. È successo a noi, sta succedendo allora, apriamo le nostre case. Organizzarono le frisellate nelle piazze e poi l'accoglienza delle case. E così si è creato un legame per cui oggi la comunità albanese è la comunità più numerosa della Puglia. E si è creato un legame che è diventato culturale. E quando è venuto il presidente, gli abbiamo fatto conoscere le eccellenze albanesi che si sono sviluppate in Puglia. E questa è cultura. Un capitano dei carabinieri, una donna, una ragazza giovanissima, che oggi è capitano a Reggio Calabria. Una professoressa universitaria straordinaria che è dell'Università del Salento, insegna qui e diciamo veramente lo fa con eccellenza. E tante cariche, tante persone che sono diventate, come dire, autorevoli anche nell'ambito dei club, che sono i luoghi più esclusivi dove forse la puzza sotto al naso, no, è più rilevante, più diffusa. Allora, questa è cultura. Che deve fare l'Interreg? Questo. Questo, nel senso che sì, deve generare economia. Ma l'economia è fluttuante, volatile, se non si creano delle relazioni stabili. Può diventare speculazione, può diventare arricchimento che prescinde dall'inclusione sociale, quindi per pochi. Se non si creano delle relazioni, se non si creano quelle che oggi chiamiamo reti, è difficile costruire rapporti stabili tra due popoli, anche perché occasioni di competizione ce ne sono tantissime. Quanti sono gli stabilimenti balneari nostri, pugliesi, che vedono quelli dell'Albania come i peggiori competitor in assoluto? Ed è evidente, è comprensibile. Ci sono stata personalmente, non solo nelle località già note turisticamente, ma anche in una località che è diventata bellissima nel corso del tempo, come Valona, un bellissimo ombrellone con due lettini, con tanto di materasso, e tu li paghi 2,50 euro. E com'è possibile non considerarli competitivi? Il mare è sempre quello, cioè non è che cambia da quelli, è quello il mare. E allora come possiamo trovare una forma di alleanza? Non possiamo mica generare conflitti per questo. Si possono generare delle alleanze. Interreg serve a quello. Perché non migliorare le condizioni di reciprocità? Come fare? Ci può essere un turismo che va dalla Puglia verso l'Albania e dall'Albania verso la Puglia? A voglia. E come? E quanti accordi si possono fare culturali con Mutrinti, questa realtà meravigliosa? Dove però il direttore prende intorno ai 480 euro, ma vive in un luogo dove il costo della vita è inferiore, ovviamente. E allora come si può migliorare, come si possono migliorare anche le condizioni sociali reciprocamente? E magari trovare lo spunto per finalmente ridurre il costo, non le retribuzioni, ma il costo del lavoro che gli imprenditori sostengono e quindi hanno difficoltà da noi, e dare maggiore spazio lì alle competenze estremamente qualificate. È l'accordo, è la relazione che fa scaturire nuove opportunità. Senza relazione è difficile, senza rete è difficile che queste nuove opportunità vengano in evidenza. E lo dico perché, e chiudo, e mi scuso con voi se sono stata lunga, lo dico perché noi abbiamo tantissimo da fare adesso, tantissimo in tutta la Puglia.
a Bari soltanto abbiamo almeno 6 luoghi da far gestire, cioè 6 luoghi che abbiamo restaurato con decine e decine di milioni di euro che oggi devono andare a bando di gestione. Uno di questi è gigantesco. E ieri, parlando con alcuni rappresentanti mentre inauguravamo una bellissima cosa che abbiamo sostenuto nel corso di questi anni e finalmente è venuta alla luce, parlando con una impresa culturale di rilievo nazionale, direi anche internazionale, con il rappresentante, gli dicevo: ma un business plan oggi per un luogo che è multifunzionale, nell'ambito della cultura multifunzionale, oscilla dalla biblioteca alla musica, dal teatro all'aperto all'archivio. Un business plan di questo tipo, ma chi lo può fare oggi? Chi ha le competenze per costruirlo finalizzato veramente alla funzionalità? Attenzione, non un business plan per vincere un bando. Un business plan che porti l'impresa culturale a gestire un progetto sostenibile, questa parola abusatissima, però comunque non ne trovo altre in questo momento, sostenibile, cioè che nel durevole, ecco, che nel tempo non faccia fallire l'impresa o non faccia fallire il progetto, quindi che realizzi un equilibrio tra la funzionalità, i servizi che si vogliono gestire e le attività. Io non penso che questo riguardi solo noi, sapete? Questo problema, che è un problema talmente grande e che gli stessi rappresentanti di cui vi parlavo dicevano, guardate che la difficoltà qui è generale, cioè stiamo passando dall'idea delle associazioni che gestiscono beni all'idea di un'impresa culturale che gestisce beni, e l'idea dell'impresa culturale passa dalla piccola SRL oggi ad una società per azioni se deve gestire, ma qui ci vuole cultura d'impresa. Insisto, questo riguarda solo la Puglia o riguarda anche l'Albania? E perché non dobbiamo mettere nella rete dell'Interreg anche la formazione, che è come fare la base, la formazione di competenze di questo tipo, che possono far bene ad entrambi i luoghi e possono con la rete generare, prevenire quei conflitti che dicevamo prima, quei conflitti di interesse tra i due popoli frontisti. Io penso che Interreg rappresenti davvero una strada oggi con la nuova programmazione, saluto qui tutti coloro che se ne stanno occupando e li ringrazio, con la nuova programmazione rappresenti una strada del tutto nuova. D'altra parte, in questo senso io sono a disposizione anche col Consiglio regionale, nel quale insiste la Teca del Mediterraneo, che è una grande biblioteca a disposizione non solo del Consiglio regionale ma di tutti i cittadini ovviamente, e che quindi può collaborare in un progetto culturale, e attraverso quel progetto culturale possiamo noi inserirci nell'Interreg anche con la consapevolezza che il massimo organo della Regione Puglia, che è il Consiglio regionale, partecipa ad un progetto politico, non solo amministrativo, politico. Questa parola oggi sembra quasi un tabù, sembra che quando parliamo di politica stiamo parlando di una cosa brutta, che non funziona, sporca. Invece non è così, perché o la lasciamo morire e allora non si capisce chi prende le decisioni, chi l'ha detto che le altre categorie sono migliori di quella? Io non conosco un mondo in cui c'è una categoria perfetta e tutte le altre imperfette. Credo che siamo tutti imperfetti, quindi dobbiamo tutti lavorare per migliorarci, e la politica può dare una buona linea. In questa linea è importante che noi il rapporto con l'Albania continuiamo a vederlo come un rapporto politico. E per questa ragione, e chiudo davvero, che quando i presidenti dei consigli regionali d'Italia mi hanno dato questo onore, questa, per me totalmente inaspettato, di eleggermi nel Comitato Europeo delle Regioni, ho messo alla base, diciamo, del mio intervento di allora, ma degli interventi operativi successivi, proprio il rapporto con le regioni del Mediterraneo. E con quelle regioni penso che dobbiamo costruire un futuro assolutamente complesso, sia per l'Europa sia per i rapporti economici tra di noi.
forse per esempio non ci troveremo d'accordo, e lo stiamo esaminando in commissione ENVE in Europa in questo momento, non ci troveremo d'accordo sulle fonti dell'idrogeno, perché dall'Albania passa il gas e si vorrebbe che l'idrogeno fosse prodotto attraverso le fonti fossili o il gas. E su questo dobbiamo aspettare che questa decisione ci cada sulla testa? O forse anche i cittadini albanesi potrebbero ragionare che le fonti di energia rinnovabile sono migliori, al di là del fatto che ci passi il gas per produrre idrogeno, rispetto alle fonti fossili o al gas? No, non so se mi spiego, capisco che ho ridotto un argomento così importante a due parole. Il tema è che noi l'abbiamo già vissuta questa situazione, perché noi abbiamo Taranto. E in un momento di crisi occupazionale in cui tutti volevamo lavoro, dico volevamo, insomma, anni 70, se io ero bambina, si voleva il lavoro, l'Ilva è stata considerata una manna dal cielo, ok? Quindi avere fonti di quel tipo, che per produrre l'acciaio, quindi avere il carbone per produrre l'acciaio e occupare però così 15.000 persone, sembrò una manna caduta dal cielo. Era la cosa migliore? Era davvero quella la traiettoria di sviluppo? Chi l'ha decisa? Dove si è decisa? Cosa ne pensavano i cittadini? Sapevano che la salute poi sarebbe stata così compromessa da generare migliaia di morti nel tempo? Chi ha fatto l'equilibrio degli interessi richiesto dalla Costituzione? Allora il tema non è soltanto la relazione economica. Questo voglio dire. Dietro Interreg, se ci mettiamo la testa, c'è la politica. Ed è la politica che ci deve condurre a capire che tipo di sviluppo vogliamo. Non può essere tutto cultura, e non può essere neanche tutto turismo. Ma quando andiamo a quella che viene chiamata la ciccia, per esempio quello che sarà la produzione dell'idrogeno, quello vi ho portato come esempio, allora lì emergono i contrasti. E per esempio tra i nostri paesi non c'è intesa in questo momento. Noi, come la Francia e la Spagna, siamo per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili. Tutti i paesi dell'est sono per la produzione di idrogeno da fonti diverse, compreso il gas. Sappiamo però che non è la stessa cosa. Sappiamo che produrre idrogeno da fonti rinnovabili ha un minore impatto ambientale, incide meno sul clima, aiuta la salute delle persone. E non così l'altra parte. Allora, costruire relazioni nelle quali noi ci parliamo, costruire delle relazioni attraverso le quali i cittadini e gli operatori economici non sono meri esecutori del Dio business, ma sono persone che ragionano, e il business lo fanno lo stesso, ma lo fanno applicando criteri che sono anche rispettosi degli altri interessi e in equilibrio con gli altri interessi, secondo me ci aiuta a lavorare meglio per il futuro. E questo richiede che noi lavoriamo attraverso persone pensanti, che solo, come dire, questo avvio culturale dei progetti ci può aiutare a realizzare. Sono stata lunghissima, mi scuso con voi, vi ringrazio, buon lavoro. Così cominciamo l'incontro. Grazie ancora. No, grazie a te. Comunque un ringraziamento al Teatro Coreia io non l'ho fatto, mi emoziono, questa è la verità, non ci riesco, per cui considerateli ringraziati. Buongiorno a tutti, grazie a Giordana Capone, Presidente del Consiglio regionale. Continuiamo questi due giorni di studio del progetto Remote con il tavolo Il Cinema allo Specchio. Invito per questo motivo il coordinatore del tavolo, Luca Bandiralli, studioso di cinema e televisione, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento, insegna presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, è autore e conduttore della trasmissione radiofonica Hollywood Party su Radio Rai 3, è membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission. Pubblica sulle principali riviste scientifiche del settore. Il suo ultimo libro, Concert TV, An Aesthetics of TV Series, esce il 15 luglio negli Stati Uniti per Lexington Books. Professore Luca Bandiralli. E invidiamo
Invitiamo sul tavolo anche i relatori, Davide Barletti, Luciano Schito e Ilir Gutka. Un microfono finale. Luca. E ce l'avevi addosso? No. Ah no, dico questo. Tanto, mentre parliamo possiamo togliere. Sì. Intanto ringrazio Coreia per questo invito, in un'iniziativa che trovo della massima importanza. È davvero una grande centralità in un momento in cui ci stiamo abituando a questo ragionamento in un'ottica di rete, come ci ha detto la Presidente Capone, che insomma, di tutte le cose di cui avevamo nostalgia, io personalmente mi mancavano questi discorsi motivazionali che ci fai, perché poi un po' come l'allenatore ci sentiamo appunto motivati e energici. Stiamo per fare un panel molto, molto interessante per il nostro settore, per il settore del cinema e dell'audiovisivo. E oggi, quindi, chi parlerà ha molto chiara la relazione che esiste tra Puglia e Albania, tra Puglia e bacino ionico adriatico. Sono dei artisti, operatori, teste pensanti che hanno fatto molto in questa direzione. Però io volevo cominciare invece da un momento in cui tutto questo non c'era e per capire dove possiamo andare, verso quale direzione possiamo muoverci e che cosa abbiamo fatto nel frattempo. Allora, in realtà io sono venuto qui insomma, qualche anno fa, prima di venire qua, mi ricordo di aver letto un intervento molto interessante di una storica del cinema europeo e in particolare albanese, si chiama Natasha Lako, e alla fine degli anni 90, intervenendo in un'opera fondamentale che è la storia del cinema mondiale di Einaudi, diretta da Gian Piero Brunetta, Natasha Lako scriveva del cinema albanese questa cosa che adesso vi leggo. Per quanto riguarda la creatività, scrive Lako, sono decine i cineasti che conferiscono al film albanese l'identità del tempo in cui vivono e che hanno il diritto di chiedere che la loro opera sia considerata compagna di viaggio legittima delle altre cinematografie mondiali, a volte in modo consapevole, a volte ingenuo, a volte cariche di sorprese. I cineasti albanesi fissano sullo schermo quadri di vita che si muove nel tempo. Così sorge, si rafforza e si costruisce una specifica identità, una cinematografia che, se da un lato affonda le sue radici nel patrimonio filmico mondiale, dall'altro cerca di rappresentare le sorti di un piccolo popolo, giungendo dopo un periodo di formazione del documentario all'interpretazione di una realtà tra le più difficili. Questo universo è ancora, per tanti versi, ignoto e incomprensibile. Così, questo è il punto di vista di una storica del cinema in Albania alla fine degli anni 90. Questo a me sembra molto, molto importante, perché è incredibile pensare a quanto è cambiato da allora, a quanto ragionare oggi di un posto da cercare per quella cinematografia nell'ambito del
del palinsesto storiografico del cinema mondiale, ecco, è una fase superata chiaramente, è una fase in cui oggi per esempio quel patrimonio possiamo vederlo, tutto il patrimonio del Kino Studio noi possiamo vederlo, no? Attraverso l'archivio digitale che è disponibile, l'archivio del cinema albanese, insomma è cambiato veramente tutto, così come quell'isolamento che era anche un nostro isolamento è completamente cambiato, e me ne sono reso conto appunto venendo qui e conoscendo queste persone che poi parleranno, perché la prima esperienza che io ho avuto su questo territorio è stato il Festival del Cinema di Otranto nel 2015, Luciano, quando ho cominciato a insegnare qui all'Università del Salento, mi sono confrontato con Luciano Schito, che all'epoca dirigeva il Festival di Otranto come Film Fan Festival, e portammo gli studenti a rendersi conto, a incontrare, a esplorare questa dimensione del cinema transfrontaliero, e mi accorsi di come c'era una fortissima intenzionalità relazionale che partiva da coordinate puramente visive, perché andando a Otranto mi accorsi che si vedeva l'Albania, e al Festival del Cinema di Otranto vedevamo in quell'occasione anche film albanesi e incontravamo produttori albanesi, e appunto gli studenti all'epoca, non del DAMS perché il DAMS non c'era ancora, all'epoca erano gli studenti di scienze della comunicazione, si arricchirono di questa esperienza e delle lezioni dei nostri produttori e cineasti e dei loro produttori e cineasti. Da lì abbiamo fatto tante altre esperienze, di alcune poi parleremo tra poco. A un certo punto abbiamo portato dentro l'Università del Salento, con il rettore, che all'epoca non era ancora rettore, ma che è un grande geografo, che è il professore Fabio Pollice, cominciamo a ragionare di racconto dei luoghi, racconto dei territori, e all'interno di questa scuola geografica di Blaise Stelling ragionavamo sul concetto di borderscape, di paesaggio di confine, di paesaggio transfrontaliero. E quindi in un grande convegno all'Università di Firenze decidemmo non soltanto di andare a intervenire come studiosi e quindi di portare delle relazioni appunto verbali o con dati o con slide, decidemmo di portare i nostri film, perché eravamo convinti che i film di Davide, di Mattia Epifani, di Edoardo Winsper, di Alessandro Valenti, fossero in grado di raccontare questo paesaggio di confine, questo paesaggio transfrontaliero. Il paesaggio non è semplicemente un oggetto fisico, no? Il paesaggio è l'esito di una trasformazione dello spazio, il soggetto che guarda trasforma lo spazio. Se nello spazio vuole solo compiere azioni, quello non è un paesaggio ma è un ambiente, quindi ha un carattere puramente funzionale. Se a quello spazio attribuisce un valore, cioè non lo vuole solo usare ma lo vuole valorizzare, il soggetto in quel momento sta realizzando, sta trasformando lo spazio in paesaggio. Allora chiudo questa brevissima introduzione al nostro panel, perché parleremo anche di tante altre cose, come per esempio il progetto Circe, che ci ha dato, devo dire, notevoli soddisfazioni. Ho parlato a lungo con Cristina Piscitelli, la RUP di Apulia Film Commission, che ha dei dati molto, molto interessanti su Circe.
pensate l'idea di avere appunto tra due regioni italiane, cioè Puglia e Molise, e due nazioni che sono di là, cioè di avere Albania e Montenegro, di avere un progetto di grande ambizione, di capacità di costruire un cinema condiviso, una forma di storytelling, di racconto condiviso, ma non è solo questo, ma la parte più visibile è questa, cioè 9 film, 9 brevi racconti, 9 shorts, che in qualche modo raccontano il viaggio, raccontano l'attraversamento, raccontano appunto il borderscape, il paesaggio dell'attraversamento. Non è solo questo, sono giovani cineasti, il bando era per cineasti con meno di 35 anni, mi sa che te ormai non lo potevi fare più, però l'hai prodotto, quindi rientri dalla finestra, esatto. E in quel caso lì c'era poi un ragionamento che per noi è fondamentale, che è quello sulla rete dei festival. Con l'Irbutka, prima di questo incontro, questa mattina, stavamo proprio pensando, perché l'Irbutka è una figura di riferimento per noi. Quando abbiamo creato il DAMS, l'Irbutka è stato, attraverso la mediazione di Luciano, uno degli stakeholder del corso di laurea DAMS. Con Ilir questa mattina dicevamo appunto, stiamo facendo delle cose in parallelo. Noi per esempio a Unisalento abbiamo fatto dei piccoli studios vincendo un bando molto importante che crea una struttura di produzione audiovisiva interna all'università di servizio a un'infrastruttura di ricerca. Ilir mi diceva che loro all'università di Tirana hanno fatto un importante hub per la produzione audiovisiva, quindi stiamo procedendo in parallelo, i festival si rinforzano, la produzione è a livelli molto molto interessanti. L'ottica però di questo diciamo percorso parallelo secondo me è insufficiente. Invece molto più importante questi percorsi, intanto comunicarceli e poi vedere quali e quante intersezioni possiamo fare, sempre in quest'ottica del fatto che dobbiamo trasformare questa geografia fisica in una geografia umana. Appunto il paesaggio non è un oggetto fisico, e quindi non lo è neanche il borderscape, non è neanche il paesaggio transfrontaliero. Parafrasando Henry Miller, io dico che per me il paesaggio è l'uomo, e il mio paesaggio è l'uomo che io sono. E con questa, diciamo così, chiusura paesaggistica, voglio esplorare questa dimensione transfrontaliera con voi, che a diversi livelli, a diversi titoli e con diverse intenzioni, in realtà me l'avete trasmessa in questi anni. Vi ringrazio intanto, voi e tutti voi presenti. Grazie. Davide Parletti. Grazie Luca, ciao Loredana. Presidente. Devo spiegare chi è Davide Parletti? No. Sì. Allora, Davide Parletti è uno dei cineasti italiani di cui seguo il lavoro con intenzione e partecipazione. È stato un cineasta molto innovativo, una figura di riferimento del cinema indipendente che dalla fine degli anni 90, attraverso quegli strumenti che stavano rivoluzionando il cinema dal basso, portò avanti un'idea di questo cinema indipendente che con strumentazione leggera, no? Attraverso questi cicli che dall'inizio degli anni 60 in poi continuano a rinnovare il cinema a ogni giro di ruota, Davide fu protagonista di quella stagione con Fluid Video Crew, lavorando sempre fuori formato, lavorando su documentari che non erano documentari, su videoclip che non erano videoclip, su documentari che non erano documentari,
così fanno gli innovatori d'altra parte, e poi arrivando al format del lungometraggio forte di questa idea. È un cineasta che ha sempre documentato lasciando una traccia umana. Adesso è uscito questo libro fondamentale di Maurizio Ferraris che si chiama Documanità. Ecco, credo che Davide abbia fatto anzitempo, abbia fatto in anticipo questa documanità con il suo cinema. Dopodiché negli ultimi anni ha realizzato alcuni dei film più preziosi della nostra cinematografia. Uno fra tutti è La guerra dei gafoni, in cui diciamo anche la sua attenzione formale, trovate, quando si arriva dall'esterno della forma e ci si interessa alla forma, non si può che realizzare delle forme preziose. Questo per me è Davide, ne seguo il lavoro da vicino, lui me lo consente, e questa è una cosa che ci arricchisce molto, è un modo di lavorare che abbiamo insieme, e quindi voglio molto sentire da lui questo suo punto di vista su questa realtà transfrontaliera. Vai Davide. Grazie Luca, grazie a tutti. Innanzitutto mi prendo proprio 30 secondi dei miei 10 minuti per ringraziare veramente Luca, non l'ho mai fatto, lo faccio ora pubblicamente, per l'infaticabile lavoro di studio, di ricerca sui linguaggi e su quello che si crea qui, perché molte volte noi non ce ne accorgiamo, no? nel tram tram, diciamo, della quotidianità, dei possibili link, dei possibili collegamenti, delle possibili derive in senso alto del termine, no? E quindi penso che il punto di vista scientifico di una persona come Luca è riuscito comunque a creare un sistema e a dare un'organizzazione forse a quelli che erano un arcipelago, no? di realtà qui in Salento. Chiudo questa parentesi. Il mio sarà un intervento, come posso dirlo, d'affetto, parafrasando insomma e collegandomi a quello che diceva la Presidente, perché di affetto mi sento di definirlo così, il mio rapporto con l'Albania. È un rapporto che viene da lontano, che è indubbio che mi ha, come dire, plasmato e ha influenzato molte dei miei film, dei miei documentari che dal 1995 fino ad oggi ho fatto. Non so perché, ma c'è sempre in quasi tutte le opere un riferimento all'Albania. Devo tornare indietro alla fine degli anni 70, quando mio nonno e mio padre mi hanno, come dire, lasciato due grandi cose che conservo, due grandi passioni. Uno era la pesca, voi dite che c'entra la pesca? Cioè, provo a dirvelo brevemente. E l'altro era la passione per le radio. Questi due elementi mi hanno posto in relazione. Io sono vissuto qui, sono salentino, ho passato la mia infanzia qui a Lecce e le mie estati sul mare Adriatico. E la pesca mi permetteva di andare nelle albe, appunto, delle giornate anche d'inverno con mio padre e mio nonno a pesca, e in mare aperto a un certo punto compariva come per incanto, comparivano queste montagne. Negli anni 70 chiaramente c'era un muro che divideva il nostro mare, era un muro eretto, diciamo, su una politica e su una cartina che non corrispondeva alla mia cartina geografica che avevo interiore. Era un muro eretto dal totalitarismo, era un muro che io chiesi a mio nonno: ma cosa c'è, no? Cosa c'è di là? Dice: quelle sono le montagne dell'Albania, e perché non ci possiamo andare, no? Perché sono cattivi, io chiedevo, no? Me lo ricordo bene, mio nonno mi disse: no, non sono cattivi gli albanesi, è il mondo che è cattivo, no?
che aveva eretto appunto quello che poi era il simbolo di un'unione, che c'era sempre stato di scambi, in un'inseparabile cortina di ferro. E però c'era un altro mezzo, un altro medium che abbatteva questi muri, e che era l'altra mia grande passione, oltre alla pesca, che erano le radio. Io avevo una radio a onde medie, a onde corte, in bachelite, e mi piaceva la notte. Forse non tutti sono degli esperti, però è la notte che le onde, non in FM, le onde medie, non so se sapete, io avevo questa radio con tanti nomi delle città europee: Bratislava, Timisoara, Tirana, Pechino, come dei gironi danteschi erano queste cose, e con la manopola la notte ti permetteva di sintonizzarti sulle onde elettromagnetiche, di captare qualcosa nell'etere, no? E molte volte venivano fuori e questa per me indimenticabile sigla di Radio Tirana, e questa voce così stentorea, che erano gli speaker della radio ufficiale, della radio ufficiale, ma poi manovrando mi perdevo a volte nei canti polifonici del sud dell'Albania, in trasmissioni dell'Epiro, era una mia maniera di ricostruirmi una mia cartina geografica, eh? E quindi questo, come dire, questo mondo sconosciuto, che si era isolato sotto la dittatura di Enver Hoxha, che si era in qualche modo, che era per noi celato, ma che nello stesso tempo eravamo una terra di confine, l'Italia, il Salento era una terra di confine, isolato certamente non come era isolata l'Albania, ma eravamo isolati anche noi, eravamo due vicini che in qualche modo stavano ai margini, stavano ai margini di un'Italia, di un'Europa che correva. Qui da noi si correva, ma si correva con un'altra velocità, no? Non c'era quell'attenzione, non c'erano i collegamenti. Io vivevo la mia adolescenza in questo lembo di terra ancora, tant'è che quando si aveva l'occasione a 18 anni si scappava, non si rimaneva qui a studiare, a lavorare. Chi poteva, e io potevo chiaramente, essendo in una famiglia che se lo poteva permettere, non vedevamo l'ora di andare via da queste terre. Poi arrivò il 91, no? Arrivò il 91, il muro crollò, e in qualche modo ci fu un aiuto a vicenda, perché è vero che la gente di Puglia accolse a braccia aperte, un po' meno la politica, c'era una grande voglia da parte, immagino, del popolo albanese, che io ho sempre amato, e Ilir lo sa, negli anni ho sempre considerato un popolo fratello, ma era anche vero che questa grande voglia di conoscersi l'uno con l'altro, se c'era dal mondo albanese, forse dall'Italia era un po' meno, al di là dei grandi gesti di solidarietà che ci sono stati nella popolazione locale. Però arrivò il 91 e a un certo punto è vero che si accesero i riflettori sul fatto che eravamo una terra di confine, si accesero i riflettori su questa terra, sulla Puglia, sul Salento. Cioè io mando in parallelo, come dire, la rinascita e la scoperta del Salento, dei suoi fermenti culturali, della sua vivacità, la pongo in relazione proprio in quegli anni. Cioè, è grazie anche ai riflettori che si accendono sul canale d'Otranto che l'Italia scopre che non c'ha solo un confine a nord-est o a nord-ovest, ma c'ha un confine a sud-est, e questo confine è stata poi materia di tutti i miei film e di tutte le opere che dal 95 fino a oggi con cui mi sono confrontato. Il paesaggio, Luca ha detto bene, il paesaggio non è soltanto una questione fisica, il paesaggio è relazioni, è il paesaggio umano, è il paesaggio antropico, è il paesaggio di relazioni, ed è per noi veniva naturale in qualche modo confrontarci con quello che avveniva oltre il canale d'Otranto. E in questa mia diciamo excursus volevo farvi vedere due brevissimi estratti, anche insomma, che rappresentano in realtà soltanto due dei numerosi film che abbiamo fatto negli anni dove c'è un riferimento all'Albania. Ma prima di farvi vedere questo estratto, continuo quindi a dire brevemente, poi arriva il 97. Il 97 la crisi delle finanziarie, delle
piramidali in Albania, e c'è questa seconda ondata, diciamo, di arrivi sulle nostre coste. C'è il governo di Sali Berisha in Albania, sappiamo insomma come sono andati quegli anni. Però è grazie a un documentario che io insieme ai miei colleghi di Fluid Video Group facciamo nel 97, che si chiama proprio Schiperia, che vinciamo. Noi eravamo sconosciuti, vinciamo un festival importante che era il Festival dei Cortometraggi Arcipelago a Roma, e grazie a quel film fatto di pillole tutte dedicate alla relazione Italia-Albania, vinciamo della pellicola che poi ci permetterà poi di fare il nostro primo lungometraggio, Italia al Sud-Est. Quindi il mio debito, come dire, verso l'Albania è veramente immenso. Negli anni la relazione cresce. Dopo Italian Sud-Est, con un programma di Cultura 2000, iniziamo una grandissima ricerca su un film che vedremo degli estratti, che è Radio Ignazia. La via Ignazia è il proseguimento dell'Appia in terra balcanica, partendo da Durazzo. Questa idea appunto di una strada che arriva all'odierna Istanbul, ma a quella che era un tempo Costantinopoli, era la via che attraversava, una via di collegamento, una via di relazione, una via nata per ragioni militari, ma che è diventata poi nei secoli scambio di ricchezze culturali e non. Ed è su questa via che mi imbatto con Ilir, mi imbatto con una straordinaria biografia che precedentemente avevo seguito, che era quella di Nicolino Gioia, un attore degli anni 60 albanese, che però era di origine brindisina, e che mi metto sulle tracce appunto di Nicolino Gioia per ricercare di creare queste biografie spezzate, no? Le chiamo queste numerose biografie spezzate dovute appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale e al muro, diciamo, invisibile che viene creato nel canale d'Otranto. Dopodiché ho l'onore di arrivare al Festival di Tirana, invitato proprio da Ilir, due volte se non sbaglio, una volta come, diciamo, concorrente, una volta come giurato. Penso sul pratico che le cose che si possono fare sono tante, qualcuna è stata già citata. Immagino, e sarebbe bello, che Apulia Film Commission e le istituzioni albanesi ragionassero per esempio su quello che è stato fatto con Circe o con Chak, l'Interreg con la Grecia, per sviluppare e rendere quasi stabile per esempio un fondo di sviluppo italo-albanese, così come il Ministero italiano ne prevede il fondo di sviluppo italo-francese, italo-tedesco. Negli anni c'è stato anche un fondo di sviluppo italo-cileno, non capisco, scusatemi, con tutto il rispetto, perché c'è un fondo di sviluppo di cinematografia per produzioni italo-cilene e non esiste un fondo di sviluppo italo-albanese, che potrebbe essere foriero di accogliere le nuove generazioni, i nuovi cineasti, le nuove registe che vogliano confrontarsi su temi che ci coinvolgono. È una possibilità di volano di sviluppo anche per le numerose case di produzione che stanno qui in Puglia, e immagino anche per, non conosco, la conoscevo prima qual era la situazione, oggi non la conosco, magari Ilir ci darà anche un piccolo, come dire, sguardo su qual è la realtà produttiva albanese oggi. Però immagino i fondi di sviluppo servono proprio a quello, servono a creare relazioni e servono a creare volano per l'industria del cinema. Così come, ma questo non è il mio campo e Luciano sicuramente avrà molto più da dire di me, immagino sarebbe bello, no, un festival, come dire, dei due mari, ma già è stato fatto con importanti esperimenti come a Otranto, ma che diventasse quasi stabile. Sarebbe bello un festival che per 3 giorni è a Otranto e altri 3 giorni è sulle coste dell'Albania. Il fondo regional della Puglia Film Commission era un fondo molto particolare dedicato a gli sviluppi di produzioni qui in Puglia. Sarebbe bello che con i fondi FESR si riuscisse a dotare un finanziamento, appunto, come ho detto, che unisse in maniera stabile e non, diciamo, legata a progetti che poi hanno una durata limitata, ma a dare, diciamo, una continuità nel tempo. E poi l'idea, ultimo, è su questa cosa, poi vediamo i due estratti,
l'idea di una film commission, come dire, allargata, so che insomma ragiono per magari per sogni, no? Però una film commission, come dire, che unisse i due territori, l'Albania è ricchissima, io ho avuto l'onore e il piacere di girarla in lungo e largo, ha dei paesaggi che sicuramente alla Puglia mancano, no? I paesaggi, se penso ai paesaggi montani, se penso ai fiumi, se penso a delle particolarità, se penso al lago di Prespa, al lago di Ohrid, a tutte le zone splendide dell'interno dell'Albania, ecco, potrebbe essere una formidabile, come dire, macro regione del cinema dove i fondi in domani, magari fra 10 anni, si riesca, per esempio, quelle produzioni che vengono a girare, a rendicontare sia in Albania e sia in Puglia e a dare la possibilità, in 7 ore il traghetto ci mette per arrivare, i camion di cinema che magari hanno girato una settimana qua, il giorno dopo potrebbero stare in Albania. Ecco, questo mi sento di augurarmi nel prossimo futuro, e penso che la politica debba, come dire, guardare avanti, no? La politica non è soltanto gestione amministrativa, ma è immaginare dei percorsi, e penso che questo noi autori, noi operatori, studiosi, possiamo soltanto dare delle suggestioni, poi si tratta di concretizzare. E chiudo, vediamo appunto, così insomma, per il piacere di condividere con voi due piccoli estratti. Il primo è Fine Pena Mai, il mio primo lungometraggio, anzi il secondo lungometraggio per il cinema. È un po' una scena dove appunto la suggestione di quelle spiagge, di quelle onde corte, di quella chiaramente trasposta nel dialogo di due, come dire, malavitosi della Sacra Corona Unita, è un momento tragico, uno dei due è morto di overdose, che però stanno parcheggiati davanti al mare Adriatico, e vabbè, non ve lo dico, tanto è il tempo di una scena, 2 minuti. Grazie Giorgio. Magari vi chiederei poi di alzare il volume, perché chiaramente le onde radio sono di sottofondo. Le montagne. Oh Paolo, tu lo sapevi? Guarda! Si vedono pure le strade. Oh, c'è Baffi l'albanese. Era appunto Fine Pena Mai. In realtà poi di omaggi all'Albania ce ne è disseminato il film, così come anche nella Guerra dei Gafoni c'è forse più, quello che io sento di più da un bunker, da uno dei tanti bunker disseminati lungo la nostra costa, gemelli poi degli altri bunker sul mare Adriatico in Albania, c'è una scena tutta dedicata al nostro rapporto. Invece ci tenevo, un altro brevissimo estratto è tratto da Radio Ignazia, appunto questo lavoro sulle memorie della via Ignazia, e il documentario è fatto a pillole, è fatto a tratti, è come una mappa geografica che parte dalla Grecia Salentina, passa da Brindisi, arriva a Durazzo e prosegue fino a Istanbul lungo la via Ignazia. Qui veniamo chiaramente in corso dalla tappa di Brindisi, dove abbiamo incontrato la moglie di Nicolino Gioia, che viveva a Brindisi, Meropi, che ci racconta della storia di Nicolino. Nicolin Gioia, attore degli anni 70, degli anni 60, dei film, come possiamo dire, comici, della cinematografia albanese, e noi, chiaramente morto negli anni 80, alla fine degli anni 80, noi andiamo sulle tracce appunto delle sue memorie, e partiamo da Brindisi per Durazzo.
il breve estratto inizia nella casa della moglie di Nicolino Gioia a Brindisi e poi c'è il passaggio sul canale d'Otranto e vedremo qualche secondo anche ambientato a Durazzo. Grazie intanto a Giorgia che gli ho dato questo compito abbastanza molto difficile, ma è che lei c'è lei. prima eccolo, questi sono dei piccoli estratti di un mitico film che si chiamava Capedanno. Con... ma che tu l'hai fatto tante volte, no, il pubblico vuole cose nuove, dice. In una strada a Durazzo. Ciao solo! Dai, mai toi! Camarangashim! Camarangashim, ti c'è troppo pronto per me tu chimita! Allora, grazie, io vi ringrazio. Ringrazio Teatro Coreia per avermi dato questa possibilità affettiva di scambiare con voi questa esperienza e ho il piacere, conferitomi dal grande professore Bandirali, di presentare appunto colui che incarna in qualche maniera questo infaticabile lavoro di pontiere.
tra i nostri due paesi nel campo del, non solo del cinema, però chiaramente oggi parliamo di cinema e quindi ho il piacere e l'onore, appunto, ve l'ho già detto prima, che è un'amicizia di lunga durata, ormai insomma inizia a essere, non avevi i capelli bianchi e io la barba bianca non ce l'avevo, è nata appunto, nata qui se non sbaglio negli anni di appunto in cui Ilir, grazie anche a quello che oggi è il direttore del polo bibliomuseale del qui a Lecce, Gigi De Luca, anche lui uno dei pionieri del lavoro di ricerca e di rapporto tra Italia e Albania, e fu in quegli anni che conobbi appunto Ilir Butka. Ecco, Ilir io non lo posso definire, perché Ilir negli anni è appunto un infaticabile intellettuale, uomo politico, producer, direttore di festival, se non sbaglio anche direttore di importanti istituzioni di cinematografico in Albania, il direttore del Balkan Film Market, grande occasione di, come dire, di confronto, penso che ve ne parlerà anche lui, e di sviluppo appunto di incontro di produzioni audiovisive proprio nell'area balcanica, e quindi insomma vorrei dire tante altre cose su Ilir. Io spero che insomma prima o poi di lavorare insieme a lui, anche se lo abbiamo fatto in precedenti occasioni, io amerei fare prima o poi un film che si chiama Da aprile spezzato di Ismail Kadare, quindi magari potrebbe essere una bellissima occasione. Scusate, volevo aggiungere solo una cosa rispetto a Ilir. Ilir è cavaliere alla stella della solidarietà italiana. Oh, è vero. Conferita, se non sbaglio, recentemente. È stata conferita recentissimamente ed è un'onorificenza che il Presidente della Repubblica Italiana assegna alle persone che si contraddistinguono all'estero per essere appunto solidali tra il nostro paese e il paese che ci ospita, e il Lir è sicuramente uno dei massimi rappresentanti di questa. Ci voleva un'iniezione di cose perché mancava, grazie, perché è dovuto, quindi lascio la parola a Ilir Butka, ringraziandolo appunto per, a nome immagino del Teatro Coreia, della sua presenza qui stamattina. Grazie mille, una dedica emozionante, grazie. Grazie Luca dell'intro, ringrazio Davide della poetica rappresentazione della sua mappa geografica, che è interessantissima, ma anche del suono corrente del tutto il suo cinema, in particolar modo quello che lui ha fatto durante il suo viaggio in Albania per il Radio Ignazia. Io ho visto per prima volta una ripresa audio dell'operatore suo, che digitava audio, che prendeva ogni suono in città, cioè ogni cosa che succedeva in città, e mi faceva impressione, cioè una cosa impressionante. Io, per dire la verità, sono uscito per prima volta nella mia vita dall'Albania e mi sono approdato a Brindisi con le navi nel 91, ma sono stato di passaggio a Brindisi perché 5 giorni, 6 giorni dopo sono andato a Genova, e dove sono vissuto per 6 anni lì. Quindi mi sono adottato genovese, ma mi sento sempre pugliese e vi spiego perché. Dopo quell'anno in Italia mi sono ritornato in Albania con il grande sogno di creare uno studio di produzione audio-video,
è già l'ho creato e ho cercato di fare tante cose, ma tra quelle più importanti erano ospitare troupe straniere che venivano in Albania per fare le riprese. Uno dei primi che ho ospitato praticamente con questo studio che ho fatto era il film Hotel Tahiti, guarda caso di un regista pugliese, Carmine Fornari. Era un film finanziato dal MIPAC, era di importanza nazionale, non so se si definisce così. Non sapevo a quell'epoca come si chiamava questo tipo di servizio che io offrivo, ma dopo ho saputo che si chiamava Film Commission. Praticamente offrivamo stesse identiche servizi che offre un Film Commission, ma senza sapere che stavamo facendo. Questo era il mio primo impatto con il Film Commission. Abbiamo capito che per realizzare un film in Albania, finanziato dal MIBA di interesse nazionale, doveva essere per forza accompagnato da un protocollo d'intesa tra Italia e Albania, con il territorio. E quindi abbiamo capito che non c'era questo protocollo. Siamo messi al sforzo di creare questo protocollo tra Ministero di Cultura albanese e Ministero di Cultura italiana, e poi già abbiamo creato e praticamente noi abbiamo oggi un protocollo di intesa tra due paesi. Da quel momento poi io più consapevole del lavoro che stavamo facendo, sono andato a sfruttare un'occasione d'oro che era offerto dal European Film Promotion, era un progetto ombrella che offriva spazi per Film Commission europei in Festival di Cannes, gratis, cioè mi sembrava un'occasione d'oro. E qui è stata già costituzione dell'Albania Film Commission, siamo presentati praticamente come Albania Film Commission, che era già un'idea, cioè non aveva niente a che fare, a parte del servizio che noi offrivamo, che era una cosa quasi gratuita. Ma era proprio un'iniziativa più che altro. Stato non c'entrava, era una cosa privatissima, perché non esisteva concetto del Film Commission in Albania a questa epoca. Poi mi sono conosciuto lì proprio in Cannes con il direttore dell'Italia Film Commission di quell'epoca, altri direttori del Film Commission che esistevano in Italia, non c'era ancora creato la Polyfilm Commission. Andrea Rocco, che era direttore, è diventato un carissimo mio amico, è venuto in Albania insieme con direttore del Friuli Venezia Giulia a convincere Edi Rama, che era a quell'epoca sindaco di Tirana, della necessità di creare a Tirana proprio il Tirana Film Commission. Visto che Albania è così piccola, poteva essere Albania Film Commission. Edi era l'unico che poteva capire questa cosa, e si è dimostrato molto disposto, ma non so per quale ragione fino ad oggi questa cosa non abbiamo mai realizzato. Cioè 20 anni di sforzi enormi per realizzare una cosa così importante, è un anello mancante della produzione del sistema audiovisivo in Albania, dell'industria cinematografica. Non so perché non abbiamo tuttora oggi. Passando del tempo, io ho creato il Tirana Film Festival, dove ho invitato certamente anche artisti di Puglia. È venuto un ragazzo giovane, Simone Salvemini, e ha partecipato con un documentario, Fratelli Semaforo, una storia interessantissima di due fratelli albanesi che hanno trovato a Brindisi un imbuto di traffico dove era impossibile passare senza aiuto di qualcuno che ti orientava. Infatti
il traffico da quel momento che loro servivano lì si è aumentato, non, cioè stranamente. Loro hanno vinto tanti premi, sono stati valorizzati anche con un premio del presidente italiano per il lavoro fatto, comunità li adorava, tutti li amavano, e poi si è saputo che loro spacciavano droga. Cioè era un modo intelligentissimo di spacciare droga, incredibile. E quel film ha vinto primo premio al Festival di Tirana. Simone è diventato da quel momento un carissimo amico e abbiamo sviluppato insieme un'idea di fare a Brindisi un festival. Prima abbiamo, poi un anno dopo abbiamo presentato tutto il cinema pugliese a Tirana, abbiamo creato una sezione, invitato tutti, Edoardo Isper, eri tu, erano tutti migliori produzioni realizzate fino a quel momento in Puglia. È nato proprio un amore anche non solamente del film, del lavoro, ma anche delle persone, perché sono conosciuti tra di loro registi albanesi e registi pugliesi. Poi io insisto a dire che voi siete stati sempre fortunati per un fatto. Avete avuto amministratori negli uffici che amavano cinema, amavano arte. Cioè io ho conosciuto un amministratore di ufficio di politiche comunitarie a Brindisi che era un cinefilo, cioè lui amava cinema, ma amava cinema albanese, e lui faceva di tutto di presentare cinema albanese in tutti i festival di Puglia. Abbiamo presentato al Lecce, al Festival di Alberto della Monica, European Film Festival, poi abbiamo presentato a Fini Busterae in un festival, sì, poi abbiamo presentato a Trani. Quindi abbiamo preso tutti i registi migliori, una selezione di tanti film albanesi, e li abbiamo portati qua. Quindi abbiamo creato anche un rapporto molto sano con il pubblico, che interveniva sempre con le domande, voleva sapere qualcosa in più. E c'era anche presenza degli albanesi che vivevano qua durante questi festival, queste rappresentazioni. Poi siamo conosciuti insieme in un viaggio che stavate facendo con Matteo Faterno, Radio in Asia. E dopo mi sono impegnato in realizzazione di un documentario in quadro di un Interreg, si chiamava Inventarca forse, sì, realizzato con Teatro Pubblico Pugliese. Era un documentario che doveva essere parte di un viaggio di assessori di cultura organizzati da una costa del mare Ionio Adriatico in Salento, e per far vedere le ricchezze culturali che esistono in Salento tramite questo documentario, poi da mare a mare. Poi al fine di tutto il lavoro, 20 ore di lavoro, io avevo un gruppo di ragazzi che avevano girato con me, con due camere, e Matteo Fraterno anche. Durante le pause che facevamo da un giorno all'altro, io con la mia telecamera modestissima, loro avevano camere professionali, io avevo una piccola camera, ho fatto una specie di documentario proprio per noi stessi, in backstage, cos'erano queste persone che mi accompagnavano. Era un gruppo di artisti eremiti quasi, c'è una cosa interessantissima, e poi in fine dei conti ha vinto questa parte, cioè questo è diventato documentario. Era Matteo Fraterno il personaggio. Dopo quello poi io avevo un progetto importantissimo, il primo coproduzione tra Albania e Serbia con Goran Paskalević, era un grande artista, un guerriero di politica dell'arte in Serbia. Lui era un agguerrito avversario del Milošević e della politica sua in Balcani,
Stranamente qualcuno mi ha parlato di questa situazione, che lui era sotto assedio in Belgrado, e io subito ho detto vorrei conoscere questa persona. Ho incontrato lui e gli ho proposto di fare una rassegna cinematografica durante il Festival di Tirana. Lui ha accettato da subito, da quel momento è nata un'amicizia con lui, e poi gli ho proposto di fare un film tra l'Albania e Serbia, prima coproduzione. Lui ha accettato, io per puro caso ho incontrato un angelo proprio che mi ha sempre sostenuto nel mio lavoro, era Silvio Maselli, era produttore esecutivo della Puglia Film Commission, e gli ho presentato questa mia idea e lui da subito si è entusiasmato, perché a quel momento Puglia, a Puglia Film Commission appena era creato, era da un anno creato, non aveva avuto possibilità di avere produzioni internazionali, forse quello sarebbe il primo caso, e lui lo conosceva benissimo l'opera di Goran, era entusiasta. Quindi l'abbiamo realizzato questo film, e con questo film Puglia e noi siamo potuti andare a Venezia, cioè praticamente era un successo. Il film ha vinto tanti premi internazionali, poi sto cercando di essere breve perché il tempo è tiranno, ma in un incontro a Tirana con ex sindaco Meniti di Brindisi di quell'epoca, quando io sono arrivato, lui mi ha detto ho l'impressione che voi albanesi non siete molto riconoscenti di questo che noi abbiamo fatto per voi durante l'arrivo al 7 marzo di 91. Gli ho detto è tutt'altro, cioè noi siamo talmente grati che non sappiamo in che modo possiamo esprimere, perché è una cosa così pesante per noi, così importante, che sta in fondo, cioè difficilmente possiamo tirare per andare in superficie, per far vedere agli altri. Questo rimane con noi per tutta la vita. Ho detto, se vuoi ti dico un mio progetto, ho il sogno di fare un documentario, di far vedere proprio dove stanno e cosa fanno attualmente persone che erano con me in questa nave. E lui ha detto, se tu vuoi fare questo progetto saprai che avrai sempre il mio sostegno. E dopo questo incontro io chiamai subito Gigi De Luca da Tirana, perché eravamo a Tirana, e gli ho detto, Gigi, ho questa garanzia che abbiamo un partner, vorrei dirti che ho un progetto da fare, se lo vedi possibile e realizzabile con la Puglia Film Commission. Lui ha detto subito, Silvio Maselli, Silvio mi ha chiamato, mi ha detto ci hai salvato. Ho detto perché? Perché era il ventennario dell'arrivo degli albanesi in Puglia e noi non sapevamo cosa potevamo fare. Ho detto ma come mai noi in Albania non abbiamo questa preoccupazione? Cioè era ventennario e nessuno di noi, neanche noi che eravamo attori, protagonisti, non eravamo per niente preoccupati, invece voi sempre siete attenti, così, così delicati con questa cosa. In fine dei conti abbiamo organizzato, io ho proposto la metà della parte anche a Roland Seco, che lavora con l'Istituto Luce, per trovare lui un parte di finanziamento per questo progetto. Roland l'ha trovato, abbiamo organizzato un incontro in Puglia, Silvio viene con Daniele Vicari, che io lo conoscevo prima, e mi ha detto, ti parlo sinceramente, se lo fai il film tu come regista, noi magari possiamo finanziare, ma non possiamo avere attenzione e supporto dalle istituzioni maggiori italiane come RAI, MIBACT, eccetera. Invece avendo un regista italiano possiamo avere un supporto garantito. Io gli ho detto, cioè se è così, ma a me mi interessa di fare questo film, non mi interessa di fare un film mio, cioè facciamo il film, questo è più importante. Mentre Roland ha detto, no, io farò il mio film. Quindi si sono divisi in due realizzatori di documentario, e sono nati due documentari. Uno era La nave di Roland Secco,
e altro La nave dolce di Daniele Vicari. Roland Seco ha vinto Davide di Donatello con La nave. Noi siamo stati a Venezia con La nave dolce. Quindi era un successo in tutti i modi. Poi da quel momento io sono andato avanti con il progetto del Centro Nazionale del Cinema, era un'occupazione pubblica, impegnativa, e io ho lasciato andare tutte le mie cose private. In un incontro con Gigi De Luca ho detto: Gigi, il mio focus oramai è pubblico, cioè io non sono più interessato dei progetti miei, tutti i progetti che avevamo magari presentati prima non valgono più, cioè per me io penso 24 ore per questa cosa. Se è possibile, ho detto, di vedere in questa ottica anche con Film Commission, di creare un rapporto, e lui mi ha detto: questo è sublime, ma dobbiamo subito fare un protocollo d'intesa. E l'abbiamo già creato, un protocollo d'intesa tra Puglia e Albania, tramite quale abbiamo già partecipato in progetto Memoria, e da 6 progetti che hanno avuto un finanziamento, 3 erano progetti albanesi. Nico era uno di questi 3, Nico, perché il progetto era di produzione albanese, ma il regista era italiano. Nico era praticamente un carissimo amico di questo gruppo di artisti che stavo parlando prima. Quindi sono realizzati 3 film, cortometraggi, da 30.000 euro ognuno, erano 90.000 euro, un finanziamento non da poco, era un decimo del finanziamento del Centro Nazionale del Cinema, per noi era molto. Dopo quello poi... abbiamo realizzato altre cose, ma non vorrei andare a lungo. Importante è che durante questi anni della mia permanenza in centro ho dato vita a un'idea coltivata da tempo di creare un Balkan Film Market, cioè noi come Albania abbiamo un record di realizzazioni, di coproduzioni tra Albania e Italia da paura, cioè sono produzioni non realizzate per via di una politica statale, cioè era solamente desiderio di persone di collaborare tra di loro, nessuna politica non c'era prima. Io volevo creare un quadro politico che spingesse in questa direzione, giustamente come ha detto prima Davide, di creare un centro di sostegno finanziario, un fondo insieme, una cosa così. Ma visto che avevamo questo vantaggio della produzione con l'Italia, ho cercato di servire Albania come un ponte per tutto il resto, di offrire all'Italia una cosa più interessante che Albania stessa, di offrire tutti i Balcani. E ho portato qua in Otranto tutti i direttori dei centri cinematografici balcanici per creare un progetto. Che era praticamente era Chuck, lì è nato Chuck e lì è nato anche Circe, perché un'esperta come Giovanni Antelmi di progetti Interreg ha sentito ognuno di noi tutte le esigenze che avevamo e tutte le proposte che c'erano, e li riassemblati in progetti, in vari progetti che praticamente hanno vinto. Uno di questi progetti era Circe, che prevedeva tra l'altro realizzazione di nuovi cortometraggi tra Italia, Albania e Montenegro, e poi anche digitalizzazione delle cinema in due paesi di Albania, dove praticamente c'erano le sale ma non c'erano progettori, erano di 35 mm. E quindi secondo me abbiamo fatto un lungo viaggio insieme, ho tante cose da dire ma non li dico adesso, lo considero realmente una proposta vitale questo, di considerare il fatto che possiamo creare un fondo. Io ho avuto garanzia del ANICA
tramite Annika, tramite sì, Roberto Stabili, ma era anche Mibac dietro di questa iniziativa, di mettere un fondo a disposizione di tutti i Balcani. Se noi facevamo un budget, loro, cioè Italia, offre la stessa cifra d'altra parte. È una cosa che poteva far nascere tanti progetti e sostenere tanti nuovi progetti che possono avere anche un successo internazionale, perché attualmente i Balcani sta vivendo un momento ottimo dal punto di vista cinematografico. E quindi possiamo offrire praticamente tante cose. D'altra parte, ho insistito sempre di considerare Albania come un'estensione territoriale della Puglia Film Commission. In mancanza di questa istituzione, perché non facciamo questa cosa? Cioè, sempre faccio la domanda, voi ci vedete sempre al mattino, ma noi non possiamo vedervi. Perché? Perché voi vedete le montagne, voi non avete le montagne. Quindi per non mandare tutte le proposte che avete per le montagne all'Alto Adige, potete mandare in Albania e sentirvi a casa vostra. Cioè praticamente. Io sono d'accordo. Basta solo, perdete solamente una sera di viaggio. Praticamente ognuno. Poi è convenienza delle prezzi, poi convenienza del rapporto esclusivo che noi abbiamo tra di noi, cioè praticamente dobbiamo considerare questo. Io adesso, come ha detto anche Luca, sto lavorando con industrie creative, stiamo cercando di creare un hub. A settembre probabilmente facciamo una conferenza internazionale, internazionale per dire, perché sarà tra Italia e Albania, proprio per industrie creative. E propongo di considerare chi può essere interessato, da attori e fattori italiani e pugliesi in particolare, di venire e di cercare di costruire proprio in questa occasione un pratica concreta di progetti che possiamo consolidare insieme. Grazie. Io ringrazio Lir per questa generosa presentazione, questo sguardo sia su questo passato che ormai siamo abituati a riconoscere così come denso, relazionato, ricco di esperienze pionieristiche, ma che sono diventate immediatamente disseminate, diffuse e molto sentite dalle comunità. E a questo proposito, come vi ho detto prima, il primo intervento che a me è capitato di cui mi è capitato fare l'esperienza in Puglia è stato proprio un Otranto Film Fan Festival di qualche anno fa. Lo dirigeva Luciano Schito. Luciano Schito è un operatore culturale molto trasversale, da un punto di vista strettamente professionale lavora in Film Commission da molti anni, dove si è occupato di tantissimi aspetti delle linee guida di Apulia Film Commission, appunto dai festival ai cineporti e di tante altre cose. Attualmente è docente a contratto di Unisalento della laurea magistrale DAMS in progettazione dei sistemi produttivi, in particolare rispetto al settore audiovisivo. Il suo laboratorio a Unisalento si occupa di festival, cioè di studiare, analizzare i festival. Posso sollecitare Luciano sotto molti aspetti. So che la sua competenza sulle relazioni tra Puglia e Albania è molto vasta, molto concreta, perché è lui che mi ha introdotto a questa dimensione transfrontaliera, per cui gli cedo la parola. Dopodiché, quando saremo in chiusura, io vi chiederò veramente
un minuto a testa per immaginare con due parole chiave il futuro di questi rapporti tra il nostro territorio e il territorio albanese. Ok? Grazie Luciano. Grazie Luca, intanto grazie anche a Giorgia e a Salvatore e a tutto lo staff dei Teatri Coreglia per aver organizzato comunque una riflessione, un evento così, così importante. E ringrazio anche Davide e Ilir che sono qui, con i quali insomma, abbiamo iniziato un percorso. Io mi innesto sul discorso di Ilir. Ilir insomma, è una parte storica e sociale importante per questo territorio. E quindi la relazione con l'Albania e con la politica trasfrontaliera e con quel tipo di cinema e quindi il cinema oriented che comunque veniva dalla Grecia, dall'Albania, dalla Croazia, dal Montenegro, nasce a Otranto. È un festival che io ho ereditato da un'altra operatrice culturale come Chiara Leonora Coppola, che aveva fatto un ottimo lavoro e sono stato introdotto da Gigi De Luca e dall'epoca assessore alla cultura di Otranto il 15 agosto e mi chiesero di fare l'edizione di Otranto la prima settimana di settembre, quindi io mi sono sentito a un certo punto tipo gigrobo, perché ho detto come faccio a organizzarla, no? Ed era un festival che aveva un'eredità importante, perché c'erano stati Gianni Amelio, c'erano stati i fratelli Dardenne, c'era stato anche Abbas Kiarostami, quindi comunque è un festival che Oscar Iaruzzi insomma, insieme a Gigi De Luca avevano pompato, per così dire. Ecco, e io fui diciamo uno di quei pazzi che insieme a Ilir, perché Ilir fu diciamo la scintilla, iniziamo a collaborare e chiaramente tirai dentro anche te, perché dovevamo creare un vero e proprio cluster, no? E partì un bel contatto con Ilir e da lì ci siamo conosciuti, perché c'era stato già un lavoro avviato, un protocollo d'intesa con l'Albania e il centro audiovisivo albanese e quindi io non ho fatto altro che mettere insieme i pezzi, no? Di questo processo, e all'interno di questo processo quell'anno invitammo tutti i direttori dei centri audiovisivi di Croazia, Albania, Montenegro, il direttore del Festival di Sarajevo. E abbiamo cominciato a creare una parte diciamo istituzionale e quindi di progettualità insieme la mattina, insieme a questi direttori, e quindi a lavorare sui progetti, e la sera era il diciamo si concretizzava, no? Quell'effetto Fata Morgana che noi vediamo, che ha molto a che fare a vedere con il cinema, no? L'effetto Fata Morgana, quindi l'immaginario paesaggistico si confondeva e entrava in connessione con l'immaginario cinematografico, e abbiamo cominciato a lavorare, no? Cioè, noi avevamo spettatori a Otranto che vedevano film tipo Cron, ti ricordi? La storia di un sordomuto e di una madre, di una ragazza madre alle 3 di notte. Avevamo 100 spettatori che vedevano questa, quindi ti rendevi conto che comunque una connessione c'era. Perché tipo... portavamo gli studenti che erano obbligati a vedere. Obbligati, sì, non le dire queste cose, sennò. No, lo so. E quindi avevamo cominciato a capire che qualcosa stava funzionando, e poi firmammo un protocollo d'intesa, e da lì cominciamo a sviluppare il Balkan Film Market, che è il mercato audiovisivo più importante che c'è all'interno dei Balcani. L'ideatore fu Ilir Bukta, noi a servizio diciamo di questo progetto, come deve essere d'altronde, se c'è un'idea, l'ha spiegato prima Ilir, non bisogna diciamo appropriarsene, ma bisogna comunque aiutarla, spingerla, i nomi vengono dopo, quello che conta è il servizio, quello che si lascia, no? Ed è stato un momento bello, interessante, perché poi l'anno dopo, sempre all'interno del Festival di Otranto,
Quindi c'era questa parte del cinema, questa parte del concorso, la parte della scuola, della formazione, e poi c'era, non c'era il mercato, non c'era il business, ma era una sorta di cooperazione e coproduzione istituzionale con tutti gli altri centri. E firmiamo il protocollo d'intesa insieme al TPP, credo anche che c'è il vicepresidente, con il protocollo era Adrian Welt, e nasce Circe e Chuck, ed è un modo corale di poter lavorare insieme alle progettualità. Io non andavo a pesca come Davide, quindi per me l'Albania, cioè negli anni miei l'Albania era la parte degli immigrati che arrivavano, la parte degli scafisti, cioè, quindi era un racconto violento che mi arrivava dall'Albania, no? E poi ricordavo questo immaginario, no? Quindi poter cominciare a collaborare e a lavorare su un qualcosa di così interessante era quasi un miracolo. E da lì abbiamo cominciato tutta una serie di riflessioni, no? Anche con gli studenti del DAMS, no? Noi pensiamo di, alcune volte pensiamo di, cioè, come facciamo a immaginare un futuro? Io mi chiedo sempre come facciamo. Tu, negli anni in cui tipo io ho cominciato a occuparmi di cinema, il mediometraggio era un mercato morto, i mediometraggi li prendevano solo al Bellaria Film Festival, per esempio. Ora invece ci troviamo in un momento in cui praticamente la serialità televisiva è fatta di mediometraggi, cioè, e quindi hanno un mercato di successo. Cioè, come si immaginano queste cose? Io mi chiedo come si immaginano queste cose. E quindi mi vengono in mente queste figure così importanti che si chiamano i memisti, no? Che sono all'interno di queste grandi città di Hong Kong, New York, Londra, e si occupano di questo, studiano e analizzano le tracce del futuro. E quindi ecco che nasce l'iPad, ecco che nasce, diciamo, nascono le piattaforme social network. E all'interno di tutto questo, diciamo, pensiero c'è sempre una società che è pervasa e, come ti posso dire, è circondata dall'audiovisivo. E in uno di questi incontri che abbiamo fatto tipo durante il Balkan Film Market c'era l'ambasciatore francese, e io quando vedo per esempio film come Dio è femmina e si chiama Petrusca, dove l'Italia non c'è come coproduttore, no? Dove comunque abbiamo anche un'ironia da condividere, allora la parte istituzionale francese è interessata a intervenire in quel tipo di coproduzioni pesantemente, investendo economie, perché dall'altra parte c'è la Turchia che produce una serie di prodotti audiovisivi, e quindi orientano il pubblico, perché sennò non ci spieghiamo perché Amazon acquista 8,45 miliardi di euro una library come MGM. Cioè noi siamo, allora se cominciamo a capire che noi siamo in questo, incardinati in questo contesto, a questo serve il progetto di Interreg, a cominciare a ragionare su questi termini. Allora ti rendi conto che la Turchia produce delle opere ortodosse, quindi le trasmette in Albania, orientando in tutti i Balcani, in Grecia. Quindi il nostro ruolo è importante, cioè quello che è il nostro tempo libero, cioè l'idea del tempo libero all'interno della società post-industriale è una missione sociale e quasi spirituale che noi dobbiamo prendere dalla nostra parte, perché abbiamo una responsabilità incredibile. Opere come quelle che ha creato, ideato Barletti o comunque il Rutta, cioè fanno parte di un immaginario e di una è di un contesto importantissimo da trasmettere alle nuove generazioni. Ecco, cioè, allora noi
vorremmo cominciare a incardinarci su questo, su quest'onda. E ho terminato. Grazie Luciano. Io vi richiedo appunto adesso un ultimo giro, ma è un giro proprio veramente di keywords per il futuro, cioè quali sono le vostre parole d'ordine per i prossimi anni in questo contesto, cioè diamo una concretezza, anche se concretezza e futuro non è che si legano, ma diamo delle linee che ci portano, delle linee di forza che ci portano avanti. Cosa vogliamo fare insieme da qui a un anno, per esempio? Ok? Allora inizio io e passo lo spruzzino, diciamo così. Logisticamente mi conoscono, sono uno molto operativo anche in questo. Allora, secondo me dobbiamo cominciare a lavorare, come diceva Davide, su due aspetti. Allora, l'intenzionalità di un fondo Italia Paesi Balcanici c'è. Sui fondi internazionalizzazione del MIBACT di cui si vuole interessare Anica. Elir lo sa molto bene, solo che non, diciamo, non svela le carte, però c'è. E l'altra parte, diciamo, importante secondo me è quella di cominciare a ricominciare un lavoro e intessere, diciamo, quello che noi facciamo con il Balkan su molti più festival qui in Puglia. Ecco, questo io mi auguro, perché il festival non è solo la tourism destination e quindi il prodotto all'interno della destinazione turistica, perché il cittadino medio ora ha bisogno di confrontarsi e nutrirsi, no? Di cultura, ma è anche la business innovation del futuro. Un ufficio di cultura pugliese a Tirana, un ufficio di cultura albanese in Puglia. Pronte a recepire tutti i progetti che vengono proposti da giovani generalmente, ma non solo, per sviluppare un rapporto molto aggressivo in futuro riguardo alla cultura e non solo. Un'altra cosa, Fiera del Levante è nato proprio come un ponte, un fiera di importante di rappresentare Italia con il resto del mondo passando tramite Balcani. Creiamo in Fiera del Levante senz'altro un posto speciale per iniziative che sono già esistenti e che non li vediamo, che li danno solamente onore Italia e in particolare Puglia. Per il servizio che possono fare. Balkan Film Market deve essere per forza lì, ma non solamente, anche industrie creative, musica, tante attività che hanno a che fare con l'Italia, che noi abbiamo obbligo di vederli, non possiamo essere così indifferenti, cioè è un patrimonio culturale che si sta perdendo per via della lingua italiana, cioè con cambio di regime è cambiato anche il rapporto con la televisione. I giovani di oggi, le mie figlie non parlano italiano, cioè se io vorrei non essere capito quando parlo con mia moglie, non voglio che loro mi capiscano, parlo italiano e loro non capiscono niente, cioè vorrei cambiare questa cosa. Ma lo possiamo cambiare solamente proponendo cose interessanti anche per questa generazione, non solamente per generazioni nostre. Grazie. Sì, brevemente, io uso un sostantivo, un aggettivo, cioè relazione stabile, no? Quello di cui penso c'è bisogno, perché Ilir ha detto una cosa molto precisa. Noi abbiamo sempre l'immaginario che diciamo che arriviamo in Albania e siamo amati, non è più così, e questa è una grossa responsabilità anche politica, nel senso i giovani albanesi non è più il sogno italiano ma è il sogno della Svezia, il sogno della Germania, dell'Inghilterra, e questa
è una responsabilità che viene forse da lontano e di cui noi non ci possiamo fare carico sicuramente, però non c'è più questo, no? Forse, come dire, molti si sono sentiti anche traditi, se penso comunque a quella stagione, devo dire, per me imbarazzante anche di, come dire, pionieri con metodi anche abbastanza, no, che andavano a fare business in Albania, discutibili anche, no? Quindi è la cultura che ha fatto, cioè qui si è parlato di grande narrazione, come dire, di Porta d'Oriente, sono 30 anni che sentiamo questa narrazione, molto è stato fatto. Io, se penso al grande lavoro fatto da Gigi, De Luca negli anni, da Loredana, però non basta perché, come dire, trasformare questa grande possibilità di essere il canale d'Otranto veramente come un 70 chilometri come da qui a Taranto, non può fermarsi a progetti triennali come Interreg, ma bisogna dare stabilità. E quindi il discorso, insomma, ha detto benissimo Luciano prima, i passi sono quelli, i passi di un fondo stabile e soprattutto, e questo è il sogno, e magari sta a te Luca chiuderlo, una formazione, io mi immagino sempre, come dire, una scuola aperta al Mediterraneo, a quello che veda proprio nelle giovani generazioni il confronto, perché soltanto, sembra di dire una cosa retorica, ma è soltanto, come dire, se facciamo incontrare le giovani generazioni sui progetti si può sperare poi a una reale, se no rimane, come dire, un rapporto sempre di due fidanzati che si guardano, ma non diventa mai una relazione stabile. Grazie Davide, sì, sono d'accordo. Sai, l'università è un ecosistema, quindi è aperto. Certamente noi tutti, credo che la conclusione è solo questa: ci mettiamo al servizio, tutti noi ci mettiamo al servizio di questa relazione stabile, per farla crescere, visto che alcuni di noi vengono proprio da un'era pionieristica che ha creato le condizioni per questa relazione, altri come me, diciamo così, si sono giovati del lavoro fatto da voi, lo trasmettiamo a chi viene dopo, lo condividiamo, ma ci mettiamo al servizio di questa cosa qui. Grazie a tutti per aver seguito questa sessione.